Bentornati mie ombre su Immortals Phoenix Rising, episodio numero 50, e naturalmente siamo sul secondo DLC Miti del Regno d'Oriente. Se vi siete persi un qualsiasi altro episodio, mi raccomando, andatelo a recuperare, il link come al solito ve lo lascio qua nelle schede. E vi chiedo anche un bel like per continuare a supportare la serie. Quanto fa strano esordire con bentornati su Immortals Phoenix Rising, visto che Phoenix adesso non c'entra una mazza. Comunque, piccolo aneddoto, sapevate che all'inizio il gioco si doveva chiamare Gods and Monsters? Ebbene sì, e forse era anche un nome più azzeccato, perché potevano poi dividere in capitoli tipo Gods and Monsters, sottotitolo Phoenix Rising, Gods and Monsters, secondo DLC, Q e qualcos'altro. Insomma, era meglio, era un nome più generico, perché adesso Phoenix dove sta? Comunque... Allora, cosa dobbiamo fare? Esamina la fornace per scoprire cosa manca. Esaminiamo sta fornace? Ok. Sembra che la dea Nua stia cercando qualcosa che viene dal cielo. Un frammento di Tian. I frammenti caduti a Peng Lai, per la precisione. L'elemento di Tian può essere un frammento del cielo stesso, come una nuvola o un arcobaleno. Cosa? No, non diciamo sciocchezze. Sono sincero, la storia qui è un pochettino più difficilotta da capire, soprattutto perché non siamo avvezzi alla mitologia orientale, quindi bisogna fare un pochettino più di attenzione. Probabilmente mi andrò anche a rivedere i filmati precedenti per cercare di avere un quadro della situazione un po' più chiaro. Comunque abbiamo scoperto che si parla di caos, quindi un po' come... Tifone rappresentava il caos, anche qua ci sarà una figura simile, penso. Allora, intanto qui vedo una di queste cose, la creazione di... vabbè, facciamo dettagli che sennò va via. Come vi ho detto, cercherò di leggervele almeno quando possibile. In principio era il caos puro in cui nacque l'antico Pangu. Con un colpo della sua possente ascia, Pangu divise il caos in due, creando Tian e la Terra. Dopo aver compiuto questa poderosa impresa e aver creato la possibilità di vivere e di esistere in un universo un tempo privo di ogni forma, Pangu si distese e dormì per un'eternità. Scansa fatica. Bravo Pangu. Sì, qui ci spiegano un po' la storia. È interessante cercare di leggerle anche le prossime volte. Vedremo se ci riuscirò. Allora, esamina la fornace, ok. Manca un'altra cosa però. Ah, qui c'è un altro. Qui c'è un altro. Vabbè. Oggi giornata lettura. Mostri. Il nostro mondo è pieno di bellezza, senza eguali, ma anche di terribili mostri di ogni forma e dimensione. La maggior parte di essi è affamata di carne umana, perciò è meglio starne alla larga. Ho sentito che qualcuno ha avuto l'idea geniale di dare la caccia a tutti i mostri esistenti, con l'intento di scrivere un libro su di essi. Fa pure, amico. Basta che quei mostri non ti seguano. Giusto? Qua. Nua, l'uccello. L'ho chiamato Jing Wei. Perdonate la pronuncia. In onore del suo coraggio, ma l'uccello dimostra anche l'intelligenza e compassione che lo contraddistinguono dagli altri mostri emersi dallo squarcio. Non so bene perché Jing Wei sia qui, ma in tempi bui è sicuramente una presenza rassicurante. Però ha un bel caratterino. Ah, Jing Wei, quindi non si chiama più Fosforo. L'altra volta avevo detto che probabilmente si chiamava Fosforo. No, ok. Jing Wei, tutti nomi un po' difficili da ricordare, sinceramente. Qua, l'equilibrio. Se Tian e la Terra costituiscono due metà di un unico equilibrio, allora deve esserci una colla di qualche tipo, un elemento che tenga insieme le due parti. L'equilibrio senza uno scopo non è altro che esistenza fine a se stessa. Ogni cosa deve avere uno scopo e un significato. Che sono la quintessenza di questo elemento. Almeno io ne sono convinta. Ok, brava Nuva. Adesso che ci hai spiegato tutta la storia della Cina, spiegaci dov'è che devo andare. Perché forse sarà di sotto. Zona missione. Tanto riprendiamo. Non vedo punti da esaminare. Qui possiamo già potenziarci.
salute potenziata. In questo episodio vi dovete sorbire un po' di filmatini, eh. Potenziare la resistenza. Poi dopo, dalle volte successive, naturalmente non ve lo farò più rivedere, però la prima volta sì. Bene. Qua bisogna utilizzare queste monete di giada. Possiamo già imparare qualcosa? No. Ok. Ah, però non le abilità. Potenziare poteri divini. E abilità. Anche le abilità. Ah, vedremo, poi ci capiremo meglio. Qua potenziamo la spada, come sempre io potenzio per prima quella, poi andrei sull'armatura e vabbè, arco, pozioni, frecce, andiamo a 8. Bene. Più frecce da scoccare. E qua ci sono le pozioni che possiamo preparare, vediamo. Non ho niente. Ah sì, ne ho solamente 3. Ok. Abbiamo visto, penso, tutto qui. Esamina la fornace. Questa è la fornace, dannazione. Oh, ecco qua, vedete? Serviva calma. Le fiamme di Yandi. Un dono alla terra. Il simbolo della potenza dei signori del fuoco del clan Yandi. Attualmente in possesso del condottiero degli Yandi Gongong. Se è sopravvissuto a quella battaglia sul Wuzhou. Quel Lord Gongong. Impossibile ricordarsi il nome, l'ho già detto, ma ve lo ridico. Già anche Nua, se me lo ricordo, non è male. Risaliamo perché a quanto pare dobbiamo fare rapporto. Allora, ragazzo, che cosa hai scoperto studiando? Con le fiamme di Yandi e i frammenti del cielo dobbiamo creare un magnifico coso di fiamme e cielo ed equilibrare lo squarcio. Non cacciarti nei guai. Non andare in posti strani. Stai alla larga dai mostri e ricordati di darmi notizie. Sono stata chiara? Non credere che ti lasci andare da solo. C'è qualcuno che voglio presentarti. Quest'uccello verrà con te e ti proteggerà. È magnifico. Ce l'ha un nome? Il suo nome è Jingwei. Oh, falla finita. Jingwei è un nome bellissimo. Comunque, questa è una tecnica che ho sviluppato. Quando la userai, il tuo corpo diverrà leggero come il vento e le foglie. Grande! Quindi, pensavo di iniziare dall'albero Jianmu. È lì che sono sempre apparsi gli arcobaleni e... Tu troverai i frammenti del regno di Tian e mi porterai le fiamme di Yandi. Gli arcobaleni non c'entrano. Ma forse quel drago morto potrebbe nascondere degli indizi. Dopotutto erano i padroni degli elementi. Figliolo, basta. Non restano più arcobaleni a Peng Lai. Non da quando è apparso lo squarcio. È impossibile! Concentrati, ragazzo. Trova i frammenti di Tian
e portami le fiamme di Yan Di. E ti prego, sta attento. Frammenti e fiamme. Lo ripeto per la 20ª volta i nomi. Posto. Allora, anche qui fosforo. Jing Wei. Come faccio? Non mi viene spontaneo. Comunque. Tieni premuto. Non è cambiato nulla. Un'onda d'urto. Usa il potere, diventa invisibile. Questa è un'abilità che non avevo ancora imparato. Ce l'avevamo su una nuova divinità perché ci ha sbloccato le abilità a caso. Tieni premuto tondo, semplicemente. Consuma 4 elementi di esistenza. Questa crea la statua. Con questa... può essere lanciata... Sì, no, stavo per dire, si può adesso aprire il forziere, ma ne possiamo creare solamente una, quindi non credo. L1 più quadrato. Abbiamo già un sacco di abilità e vabbè, adesso piano piano cercherò di impararle. Forgia senza sosta. Prendiamo. Beh, in effetti in quel posto in cui eravamo prima potevo vedere... Se i frammenti del regno di Tian non funzionano, troverò un'altra soluzione. Potevo vedere se riuscivo ad aprire il forziere, magari portando cose dall'esterno all'interno e piazzandole lì sopra. Vabbè, lì per lì mi è passato comunque. Attaccare direttamente i nemici o creare esche per aiutarti ad aggirare i pericoli. Sì, sì. Allora, trova i frammenti caduti di Tian. Vediamo un po' se riusciamo a prenderli entrambi. Non abbiamo fatto ancora niente fino ad ora. Abbiamo visionato, anzi, i filmati. Scoperto qualcosina di più sulla storia. Hai conosciuto i tuoi genitori? Ho un vago ricordo di loro, ma è passato molto tempo. Relativamente. Capisco. Ho imparato a non farmi fregare da nessuno, umano o divinità. Cioè, solo umano. Bene bene, chissà quando si potrà addomesticare una bestia per la cavalcatura. Di solito non dovrebbero tardare troppo. Forse questo frammento potrebbe essere utile. Perché? Mi chiedeva questo? Non l'ho capito. Vabbè. Ormai. Questo è bello. Come abilità. Mi piace. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Non andare troppo in alto, non ci arrivo. Ah, vediamo. Jing Wei. Perché continua a girarmi intorno? Interagisci, perché è qui. Dea Nua, ho trovato un frammento di Tian, ma è ricoperto di robaccia. È corrotto. Deve esserne rimasto qualcuno incontaminato. Intanto uno l'abbiamo trovato. Contaminato o no? Andiamo verso il secondo frammentino. Di corsa, per forza. C'è il forziere che... Dea, ho sentito che hai creato gli umani fingendo una corda nell'argilla umida e poi agitandola molto velocemente. Noi siamo nati dalle gocce. Non ascoltare quelle voci infondate. Vi ho creato a mano uno a uno.
come no. Ops. Sto guardando perché vorrei provare abilità, ma non ho tempo di sperimentare quando possono. Così, alla fine questa è quella che utilizzerò di più, lo so già. Essere stato proprio un lavoraccio. No, Q. È stata una gioia. Tu e la tua specie. Ne è valsa la pena. Volevo cercare di tirarglielo, ma sembrava più vicino, invece lontano. Sembra un fosforo gigante. Vabbè, ciao. Non mi servi. Andiamocene di qua. Questi non dovrebbero attaccare. Trovato. Qui, ho già visto. Ops. Quanto è bello. Oh, oh. Quello non ha l'aria amichevole. E anche questi hanno quello peggio. È un elite. Vediamo quanto li togliamo per capire quanto potrei metterci. C'è un bel po'. Però facciamo? Sono in vena di combattimenti, ma la sento così. Recuperare vita. Ci ho provato. Potrei utilizzare la pozione? Ma sì, dai, usiamola, che non voglio crepare. Oh. Rischiare così. Ecco di questo. Cavolo, non avevo più l'energia. Stavo bloccando, ma... Cioè, non bloccando, lo stavo cercando di tirare indietro. Yeah. Ok. Direi che abbiamo rischiato giusto un pelo... Però ne è valsa la pena. In realtà neanche più di tanto. Non ci ha dato niente. Questo frammento di Tian è piuttosto sporco. E quei mostri sembrano esserne attratti. Penglai era la terra degli arcobaleni, giusto? Forse quei draghi a est... Figliolo, non provare ad andare lì. Niente draghi. Trova altri frammenti di Tian e torna indietro. Ok. Dopo che mi sarò occupato di un drago. Bravo, bravo. Allora, vorrei andare a prendere questo frammento qua. O come si chiama, adesso non mi ricordo. E c'è anche il forziere. Facciamo un 2x1, via. Perlustra la tomba del drago celeste. Ah, poi preciso perché sto andando...
già nella posizione. Bello, così recuperiamo vita. Ottimo. Mi serve una cavalcatura. Non so se questo forziere qua è già apribile o bisogna prima portare a termine una sfida. Nascondiamoci. A posto. Allora no, non la facciamo adesso. Diamo un'occhiata se ho un volo rapido. Si sa mai. No. Niente. Piedi, per forza. In quella abbiamo esplorato troppo poco. Sì, facciamo la perlustrazione della tomba e poi terminiamo l'episodio. Non abbiamo fatto granché, lo so benissimo, ma non è che ho particolarmente fretta, a differenza dell'altro DLC. Quindi ci può stare. Cacchio. Non credevo ci fosse il buco qui. Vai, vai, vai. Stando a quello che so dei draghi, gli elementi sono al loro comando. E pare che siano anche degli scrocconi. Strano. Intanto questo lo prendo, poi quando lo farò vedremo. Qui. Sì, c'è il discorso di quella, ok. Magari non è difficile, però. Andiamo avanti. Tomba del drago celeste. Sono proprio curioso di vederli questi draghi, però. Uno scheletro di drago, più che altro. Perlustra. Cosa sei tu? Perché ti serve il mio aiuto? Beh, ragazzo, come disse una volta un grande filosofo, sono bloccato! Aiutami a uscire da questo magnifico teschio! Ma... non capisco se devo venire qui dentro o fuori. O tutte e due le cose. Forse si sono collegate. Dovrò probabilmente portare quei box qua di fuori. Forse, forse. Però c'è questo. Allora, vediamo. Non c'è andato neanche uno. Questo si può ingrandire, lo avevamo già sperimentato. Ok. Ah, però... e mi si infila davanti. Capito. Così non pesa abbastanza. Ah. Sì, ma cosa mi è servito a fare? Li devo tirar fuori. Ma questo qui se lo tolgo? Si chiude? No. Ok. Allora, facciamo così. E ovviamente non è caduto. Beh.
Non basta. Mamma mia. Bisognava semplicemente scambiarli. Prima da qui, metterli lì e poi rimetterli qua. Serviva solo per aprire quello, qui, quello lì dentro. Allora. Vai. Qui. E. Tac. Ok. Quello però è bloccato. Così basta? No. Ah no. Questa è una pedana. Bisogna starci semplicemente sopra. Ok. Voilà. Semi della corruzione anche di qua. Io sono libero. Quel teschio puzzava come la scella di un serpente. Grazie ragazzo, io sono Hong. È sempre una buona idea entrare nelle grazie di un drago. Tu sei... un drago? Naturalmente, non sarò tutto intero, ma ho il potere di esaudire i tuoi desideri più sfrenati. O quasi. Se sei davvero quello che dici di essere, allora puoi aiutarmi a ripristinare l'equilibrio di questa terra. Ehi, ricorda, ho detto quasi. Che ne dici di... un arcobaleno? Puoi procurarmelo? Ragazzo, si dà il caso che gli arcobaleni siano la mia specialità. Noi draghi spacchiamo in fatto di elementi e cose del genere. Fantastico! Ma immagino che non sarà così semplice. Andiamo con ordine. Devo ricongiungermi con la mia sorellina, Ni. Lei mi completa, letteralmente. Se aiuterai il tuo amico drago, ti daremo quello che ti serve. La forma più pura di Tian. Sicuramente sarà ancora più utile alla dea. Va bene, ma ti consiglio di tenere fede alla tua promessa. Certo, ti spiace se scrocco un passaggio? Oh cavolo. Non è molto piacevole. Mi sembra un tipo riferimento al draghetto che c'è anche su Mulan, Mushu. Un po' ci assomiglia, un po' lo ricorda. Cioè, non fisicamente. Logico. Però come personaggio in sé. Prendiamo qua. Trova la sorella di Hong. Xi Rang. Cioè, questi nomi dai, non me li ricordo. Impossible. Allora, beh, io direi che ci possiamo fermare qua. Come vi ho detto, vorrei cercare di fare episodi un po' più brevi. Per il momento ci sono riuscito. Poi sarà più dura invece quando ci saranno quelle sfide mega galattiche, tipo quelle che abbiamo affrontato di recente. Ok ragazzi, per questo episodio è tutto. Ci rivediamo nel prossimo, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutti i link utilizzati a cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione, e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.